La mattina del 30 gennaio 1944 eravamo una lunga fila di gente muta e attonita che, uscendo dal quinto raggio, ne attraversava un altro per uscire dal carcere. Caricati sui camion attraversammo una Milano deserta e, arrivati alla stazione centrale, nei sotterranei trovammo pronto per noi un treno merci. A calci, pugni e bastonate, in pochi minuti tutti eravamo stati rinchiusi e piombati. Nel vagone stifato di un'umanità dolente e disperata, un secchio per gli escrementi e un po' di paglia per terra, né luce né acqua. Il viaggio durò una settimana. Stavamo per terra, appoggiati alla parete, e dopo tanti pianti scese un grande silenzio su tutti noi condannati. E si sentì solo il rumore delle ruote che implacabilmente ci allontanavano dalle nostre case, dai nostri affetti, verso una destinazione ignota. All'alba del 6 febbraio 1944 il treno si fermò. Era Auschwitz. In un attimo furono divisi gli uomini dalle donne e lasciai per sempre la mano del mio papà. In un attimo furono divisi gli uomini dalle donne e Wanda Foà Colombo, di soli 30 anni, fu selezionata all'arrivo per le camere a gas. La pietra d'inciampo che viene posata oggi in suo ricordo è una lapide ideale affinché inciampino gli sguardi e i pensieri di chi vi passerà accanto, legando il passato al presente per riflettere su ciò che è stato. E ancora, ha scritto Liliana Segre per questa occasione di oggi, un detto del Talmud recita: si muore veramente quando il proprio nome viene dimenticato. A questo servono le pietre d'inciampo, a dare un nome senza tomba, piccoli rettangoli, punti di luce che nutrono la memoria e interrogano le coscienze. Oggi Wanda, Elena e Alessandro rientrano a casa finalmente. Ma che cos'è la memoria? È il più potente antidoto contro la barbarie, è il passaporto per il futuro, è un rammendo imperfetto di un percorso di guarigione civile, percorso che serve a mantenere in buona salute la democrazia. Che sia benvenuta dunque ogni piccola pietra d'inciampo, forma umile ma solenne di restituzione. Se, come scrive Walter Benjamin, è alla memoria dei senza nome che è consacrata la ricostruzione storica, allora le pietre d'inciampo contribuiscono alla mappatura dei luoghi che sono il teatro domestico delle memorie familiari. Un caro saluto a tutti, Shalom, Liliana Segre. Sarà mai concepibile una lingua propria ed esclusiva dell'Olocausto? E se sì, allora questa lingua non dovrebbe essere talmente terribile, talmente funebre, da distruggere alla fine
tutti quelli che la parlano? Il desiderio di preparare un futuro migliore per noi, per i nostri figli e per i figli dei nostri figli ci ha spinto ad aderire al progetto Pietre d'Inciampo, organizzato dal Polo del Novecento di Torino. Siamo infatti consapevoli che non si può camminare verso il futuro senza rivolgersi al passato. Sull'esperienza del Lager e della Shoah non si può mettere una pietra sopra. Contro quella pietra bisogna inciampare, fermarsi, interrogarsi, cercare di capire. Perché, come insegna Primo Levi, ieri come oggi il nazionalismo e il razzismo, al fondo delle loro pratiche estreme, hanno avuto e hanno il Lager sempre e comunque. Così ci siamo girati e, rivolgendoci al passato, abbiamo incontrato la famiglia Colombo. Ci siamo fermati, ci siamo domandati quali fossero le parole più giuste per raccontarne la storia. Abbiamo a lungo cercato quelle parole, ma non le abbiamo trovate. Non esistono parole per raccontare l'indicibile. A questo punto abbiamo deciso di tacere. Ci siamo fatti da parte e abbiamo lasciato che fossero le fonti stesse a parlare. Fonti d'archivio, repertori, ruoli matricolari, censimenti, fotografie, memorie e testimonianze, dirette e indirette, quando ne potevamo disporre. Il nostro lavoro è stato quello di unire quelle esili tracce di passato, ricostruendo quel poco di storia che ci è stato possibile, per rendere la parola a chi non ha potuto raccontare. Come abbiamo conosciuto la famiglia Colombo? Il nostro primo incontro con la famiglia Colombo è avvenuto attraverso il libro della memoria. Poche righe raccolte con pazienza e cura da Liliana Picciotto nell'ambito del progetto di ricostruzione di tutte le informazioni reperibili sugli ebrei arrestati in Italia durante l'occupazione tedesca e la Repubblica di Salò. Colombo Alessandro, detto Sandro, nato a Torino il 23/6/1895, figlio di Giuseppe Colonna Giustina. Coniugato con Foavanda Debora. Ultima residenza nota? Torino. Arrestato a Forno Canavese l'8/12/1943 dai tedeschi. Detenuto a Torino Carcere, Milano Carcere. Deportato da Milano il 30/1/1944 ad Auschwitz. Matricola numero 173417. Deceduto ad Auschwitz il 30/11/1944. Convoglio 06. Foavanda Debora, nata a Torino il 24 gennaio 1914, figlia di Salomone e Segre Gemma, coniugata con Colombo Alessandro. Ultima residenza nota, Torino. Arrestata a Forno Canavese, provincia di Torino, l'8 dicembre 1943 da tedeschi. Detenuta a Torino Carcere, Milano Carcere. Deportata da Milano il 30 gennaio 1944 ad Auschwitz. Uccisa alla riva d'Auschwitz il 6 febbraio 1944. Fonte 1A, convoglio 06. Colombo Elena, nata a Torino il 5 giugno 1933. Figlia di Alessandro e Foavanda. Ultima residenza nota, Torino. Arrestata a Torino il 25 marzo 1944 da tedeschi. Detenuta a Fossoli Campo, deportata da Fossoli il 5 aprile 1944 ad Auschwitz, uccisa all'arrivo ad Auschwitz il 10 aprile 1944, fonte 1A, convoglio 09. Come molti italiani nati alla fine dell'Ottocento, anche Alessandro partecipa al primo conflitto mondiale, quel conflitto che sancisce definitivamente l'appartenenza degli ebrei alla compagine nazionale. A completamento di quel processo di integrazione iniziato 50 anni prima con la chiusura dei ghetti. La stampa, 6 settembre 2018. Lo apprendiamo dal testo di Pierluigi Briganti, che indaga la presenza nell'esercito italiano di ufficiali, sottufficiali e militari ebrei durante la Grande Guerra. Alessandro vi compare come futuro ufficiale. L'informazione è confermata dai ruoli matricolari del distretto di Torino, conservati nello stesso archivio di Stato e pubblicati online in occasione della celebrazione dello scoppio della Prima Guerra Mondiale.
Tornato dalla guerra, Alessandro si impegna in un'attività imprenditoriale. L'informazione si desume dal già citato certificato anagrafico che sotto la voce professione riporta industriale. Cerchiamo conferma nell'annuario industriale della provincia di Torino. Non è riportata alcuna ditta a nome di Colombo Alessandro. Cercando con più attenzione, troviamo nell'indice nominativo delle imprese la dicitura CS Torino. Siamo un anno dopo la promulgazione delle leggi razziali. In quel terribile processo di progressiva disumanizzazione alla componente ebraica della popolazione italiana, era vietato assegnare il proprio nome per esteso alle imprese di proprietà. Le iniziali dovevano essere sufficienti. CS, appunto. Nel frattempo, Alessandro conosce Wanda. È ancora il certificato anagrafico a venirci in soccorso nella ricostruzione. Il matrimonio è celebrato a Torino il 9 settembre 1932, presso il Tempio israelitico, e trascritto il 13 settembre 1932. 9 mesi dopo, il 5 giugno 1933, nasce Elena Deborah. La vita continua. Ma chi sono veramente i membri della famiglia Colombo? Soltanto una testimonianza può dare sostanza ai pochi dati emersi dalle fonti, dati che tracciano la linea di esistenze sepolte dal passato. A far rivivere Alessandro, Wanda e la piccola Elena e Fabrizio Dondolino, attraverso le parole di Marcella, sorella di Alessandro, miracolosamente scampata alle persecuzioni e alle retate nazifasciste dell'Italia occupata. Della vita di Sandro io ho scoperto, non ho scoperto moltissimo, ma insomma che già voi non sappiate. Comunque, soldato della Grande Guerra, e va bene, ha fatto una scuola tecnica, non era laureato, è una scuola tecnica, non so bene, non ho ulteriori dettagli. L'aspetto buffo, che è buffo, insomma, abbastanza particolare, è che si sposa molto tardi, nel 32 aveva 37 anni e per l'età oggi ci si sposa anche 50, però negli anni 30 e invece da 25 anni si sposava, insomma. E produceva i cartoni ondulati, non ricchi ma benestanti, benestanti deve invece sì, perché appunto facevano le vacanze al mare in montagna, queste foto testimoniano Diano Marina, Finale Ligure, Bardonecchi e Comi, sono almeno 4 foto di queste 4 carine. Una famiglia speciale nella sua normalità. Gli anni passano, le ombre si fanno sempre più cupe. Il censimento speciale della popolazione ebraica dell'estate 1938 precede i pochi giorni l'emanazione delle leggi razziali. Improvvisamente ci si accorge che per lo Stato fascista essere ebrei non è soltanto una questione religiosa o di tradizione culturale. Erano persone perfettamente normali, che non avevano fatto nulla, che non sapevano neanche, alcuni non sapevano neanche di essere ebrei. La famiglia di mia nonna, cioè la famiglia di mia nonna era la sorella di Sandro, era una famiglia, tanto che si chiamava Alessandro, non si chiamava Mosè, lei si chiamava Marcella, non si chiamava Ruth, cioè avevano nomi gentili, diciamo così, nomi non ebraici, erano perfettamente inseriti nel tessuto sociale, produttivo, familiare. Mia nonna ha sposato un gentile, si è convertita al cattolicesimo, una sorella anche, un fratello anche, cioè l'ebraismo era una condizione, diciamo, culturale, perché per esempio mia nonna non ha mai mangiato salame, ma insomma finiva lì, non era un marchio, non è che giravano con le treccine. Da questo momento le nostre fonti tacciono. Possiamo soltanto immaginare che cosa abbiano provato Alessandro, Wanda ed Elena in quegli anni tormentati. Gli anni in cui si susseguono le leggi razziali, con le conseguenti restrizioni, lo scoppio della guerra, la caduta del fascismo, l'occupazione nazista e l'inizio delle persecuzioni antisemite e dei rastrellamenti. Nel 1942, parte della famiglia Colombo, secondo la testimonianza di Fabrizio Rondolino, decide di sfollare e di rifugiarsi nella casa della Colombara, una struttura isolata nella pianura vercellese. Quali decisioni prendono invece Sandro e Wanda in quei momenti così estremi? Che cosa scelgono per la loro bimba? Nel nostro lavoro di ricostruzione storica scopriamo che a questo proposito le fonti sono contraddittorie. Come abbiamo visto, secondo le informazioni raccolte da Liliana Picciotto nel Libro della Memoria, Sandro e Wanda sarebbero stati catturati ed arrestati dai tedeschi l'8 dicembre 1943 a Forno Canavese.
Elena non sarebbe stata con loro in quanto, secondo la stessa fonte, arrestata qualche mese dopo a Torino, il 25 marzo 1944. Le stesse notizie sono confermate dallo storico Bruno Maida nel suo libro La Shoah dei bambini. L'autore non cita la fonte da cui trae l'informazione. Si rifà forse alle stesse indicazioni di Liliana Picciotto? È presumibile che il padre e la madre avessero pensato che la strategia migliore per sopravvivere fosse quella di dividersi. Loro in un paese fuori Torino, luogo tradizionale per sfollati. La figlia in un istituto di religiose sulla collina del capoluogo torinese. Secondo questa prima ipotesi, dunque, Sandro e Wanda, sentendosi in pericolo, in città, in una data non precisata degli ultimi mesi del 43, avrebbero forse liquidato l'attività e si sarebbero trasferiti a Forno Canavese, separandosi con chissà quale strazio dalla loro bimba per metterla al sicuro in un istituto di suore presso Torino. Eppure, non tutte le fonti sono concordi. La voce della memoria ci racconta una storia diversa. Primo Levi avverte, la memoria è una cosa meravigliosa, ma fallace. La memoria di quella terribile sera d'inverno del 1943 sembra essere ancora viva. All'epoca mia madre mi ha detto no, perché sono spariti e non li abbiamo più visti. Allora ho parlato con un cugino, che è sempre abitato nella stessa casa, che ha 11 anni più di me, tuttora vivo e lucido, che ha raccontato che lui ricordava da ragazzino di aver passato uno dei suoi più grandi terrori, un pomeriggio, c'era già evidentemente autunno-inverno perché era già buio nel pomeriggio, che era arrivata una camionetta con soldati che parlavano tedesco, che avevano cercato praticamente di buttare giù il portone, di farsi aprire, erano andati nel cortile per arrestare questo signor Colombo che lavorava lì nel cortile, non lo avevano trovato, erano allora saliti su al terzo piano dove loro affittavano un alloggio e avevano portato via lui e la moglie. Mio cugino non ha nessuna memoria invece della bambina, che era ormai da tempo nascosta. In casa, per quel che hanno raccontato a me, in casa di amici della mia mamma, però non ho conferme in proposito. La mia mamma all'epoca mi aveva detto, ti prego, cerca di sapere come sono finite queste persone, perché io ricordo questa bimbetta con le treccine che tutti i giorni tornando da scuola con la cartella veniva a sedersi qui nel cortile, si prendeva il gatto in braccio e aspettava papà e mamma per poi salire a casa per la cena. E questi sono i ricordi diretti che ho. Quelli di mio cugino, confermati da un altro condomino che abitava all'epoca, anche lì sempre i racconti della mamma passati attraverso i nipoti, sono che questa famiglia abitava via terzo piano e a un certo punto erano stati portati via. In base a questa seconda ricostruzione della vicenda, Sandro e Wanda sarebbero rimasti a Torino. Per quale motivo? Forse si preparavano per la fuga, ma non l'avevano fatto in tempo. O forse semplicemente non accettavano di credere a ciò che stava accadendo. Noi oggi sappiamo come andò a finire. Loro no. La piccola Elena, in ogni caso, non era con loro. Secondo la testimonianza della mamma di Piera Billotti, sarebbe stata infatti ospitata a Forno Canavese presso una famiglia amica. Da questo momento in poi gli eventi precipitano. La storia di isolamento e di espropriazione diventa storia di deportazione, secondo la canonica ripartizione delle tappe della Shoah dello storico Raoul Hilberg. La storia personale e intima della famiglia Colombo confluisce nella grande storia. Attraverso un lavoro di ricerca paziente e minuzioso, durato quasi 30 anni, Italo Tibaldi ha ricostruito i modi e i tempi della deportazione italiana, fornendo tutte le informazioni disponibili sui 123 convogli che tra il settembre 1943 e il marzo 1945 partirono dall'Italia verso i campi di sterminio nazisti. Consultando quest'opera fondamentale, veniamo così a sapere che Sandro e Wanda, dopo essere stati detenuti nel carcere di Torino Le Nuove e di San Vittore a Milano, il 30 gennaio 1944 sono deportati con il convoglio numero 6, partenza stazione centrale di Milano, destinazione Auschwitz,
Arrivo il 6 febbraio 1944. Nessuna ricostruzione, per quanto storicamente accurata, può far rivivere i pensieri e le emozioni di Sandro e Wanda in quella lenta e inesorabile discesa verso il fondo. Nel tentativo di avvicinarci a quei terribili momenti, con umiltà, chiediamo in prestito le parole di una compagna di viaggio che, deportata insieme con Sandro e Wanda in quello stesso convoglio 6, sopravvisse allo sterminio. Si tratta di Liliana Segre, di cui riportiamo una breve testimonianza. Portati alla stazione centrale, nei sotterranei erano preparati dei vagoni. A calci e pugni fummo caricati dalle SS e dai loro servi. Come si sta dentro un vagone? Il viaggio è un momento importantissimo, chiave della prigionia. Il viaggio durò una settimana. Eravamo sprangati dentro un vagone dove non c'era niente, con un secchio per i nostri bisogni che ben presto si riempì. Non c'era luce, non c'era acqua. C'eravamo solo noi con la nostra umanità dolente. Io, insieme agli altri, vissi tre fasi. La prima, la fase del pianto. La seconda fase, surreale, della preghiera. Gli uomini pii si riunivano al centro del vagone, pregavano e lodavano Dio. Era un momento di tensione fortissima che ci teneva uniti, mentre altri uomini ci portavano a morire. La terza fase fu quella del silenzio. Eravamo persone coscienti che andavano a morire. Noi lo sentivamo che sarebbe stato così. Non c'era più niente da dire. Gli occhi comunicavano al vicino: «Sono qui con te. Ti voglio bene». Non c'era più niente da dire. Non c'era più bisogno di parlare. A questo silenzio così importante seguì il rumore osceno e assordante degli assassini intorno a noi quando arrivammo a quella stazione preparata per noi, dai nostri stessi assassini, già da anni. Birkenau, Auschwitz. La porta allora si aprì e con grande violenza fummo tirati fuori tutti. Ricorriamo ancora al libro della memoria di Liliana Picciotto. Wanda non superò le selezioni. Leggiamo. Uccisa all'arrivo ad Auschwitz, il 6 febbraio 1944. Sandro le sopravvisse per alcuni mesi. Deceduto ad Auschwitz, il 30 novembre 1944. Li ricorderemo in silenzio, con quel silenzio così carico di significato di cui parla Liliana Segre. Prima del silenzio, seguiamo però le esili tracce documentarie della breve esistenza di Elena. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, facendo fede al libro della memoria di Liliana Picciotto, Elena fu catturata e arrestata a Torino il 25 marzo 1944. Lo storico Bruno Maida scrive in proposito: Elena doveva ancora compiere 11 anni quando, il 25 marzo 1944, fu arrestata a Torino dai tedeschi. Secondo la memoria raccolta da Piera Bilotti, Elena fu invece ospitata presso la famiglia De Munari, nel Canavese, dopo tante minacce di rappresaglie nei confronti dei loro bambini e con tanta disperazione, i De Munari furono costretti a consegnare Elena. La bambina partì nella speranza di riunirsi ai genitori e, partendo, disse ai De Munari di non piangere perché, appena possibile, avrebbe mandato loro una cartolina. Consultando il già citato lavoro di Italo Tibaldi, Compagni di viaggio, veniamo a sapere che Elena fu deportata il 5 aprile 1944 dal campo di smistamento di Fossoli, con il convoglio numero 9, destinazione Auschwitz. Elena era sola. Vogliamo però immaginare che qualcuno si sia preso cura di lei. Ancora una volta prendiamo a prestito le parole di un sopravvissuto, deportato ad Auschwitz sullo stesso convoglio numero 9, Emilio Iani. Rendo omaggio alle donne israelite e in modo particolare a quelle che per fortunata situazione economica erano abituate a farsi servire da domestici in livrea.
e qui invece erano sempre pronte a servire gli altri in umiltà. Le ho vedute rattoppare i calzini di persone che non conoscevano, accostarsi alla fontanella per lavare la biancheria di gente mai vista prima d'allora e procedere alle bisogna con evidente imbarazzo, ma con tanta dignità. Non parliamo di quello che avvenne quando arrivarono a Fossoli le sorelline Scaramella di Venezia, di 8 e 5 anni. 100 madri, 100 padri le Scaramella trovarono nei deportati di Fossoli. Io stesso assistetti a veri litigi tra alcune signore che richiedevano la cura delle infelici. Emilio Iani non menziona Elena Colombo. Possiamo soltanto sperare che alcune di quelle donne si siano prese cura anche di Elena. Il convoglio giunse ad Auschwitz il 10 aprile 1944. Elena morì lo stesso giorno. Per raccontare la storia della famiglia Colombo abbiamo seguito l'esile filorosso delle fonti. Abbiamo tentato di restituire la parola a chi non poteva raccontare. Ci siamo però resi conto che non esiste una lingua adeguata di fronte all'immane indicibilità di ciò che è stato. Per questo, come dice Liliana Segre, al rumore osceno e assordante dei carnefici nazisti preferiamo il silenzio. La classe Terza G.